E siamo al premio Guernica, 2 anni non vincitore di 4.000 euro sulla distanza del doppio chilometro. Uno fa i Banajet, 2 Flore di Casei, 3 Filosseno Key, 5 Fahrenheit Rab, 6 Fili Rapan, 7 Fever 3F, seconda fila 8 Face Pax, 9 Favignana Clan, 10 Flora Pan, 11 Falcor Font, 12 Fiji Rab, 13 Felicia Jet, 14 Franziska Treb, terza fila 15 Finland AS, 16 Felix Zia. Terza corsa di Palermo, Puleti di 2 anni sul doppio chilometro, non vincitore di 4.000 euro in carriera, favorito del pronostico per il numero 16, Felix Dia. Fase di lancio che vede in lotta Flore di Casei e Filosseno Key, Filosseno Key che in poche battute sfila al comando, mentre in largo di tutti prova a farsi spazio Filira Pan, ma viene mandata addirittura in quarta ruota. 15-2 il lancio di Filosseno Key con Andrea Buzzitta, che comunque prende in mano e dà l'impressione di voler non opporsi a Flore di Casei, e così è infatti. Sfila dunque al comando Nino Vassallo con Flore di Casei, seconda posizione Filosseno Key, terzo in corda Faibana Jet, mentre per linee esterne prova a risalire Flora Pax, tallonato dal 6 di Filira Pan. Primi 600 metri che sono andati via in 47-2 da 1:18.7 al chilometro, con Flora di Casei al comando, Filosseno Key nella sua scia, a seguire in corda l'1 di Faibana Bank e il 9 di Favignana Clan, mentre per linea esterna c'è Massimo Zanca con Flora Pan, a seguire Giuseppe Cordova con la sua Filira Pan. E ancora indietro Felix Dia, ma adesso sta risalendo in terza corsia, davanti tutto tranquillo con Flora Pax che affianca il numero 2 Battistrada, Flore di Casei, 1:19.6 il primo chilometro, cerca di risalire Felix Dia, ma è costretta ad una perenne terza ruota. Comunque viene avanti Alessio Di Chiara con la favorita, numero 1 squalificato. In avanti c'è sempre il 2 di Flora di Casei, con sempre all'esterno il 10 di Flora Pax. Adesso Felix Dia ha guadagnato la seconda pariglia esterna, Alessio Di Chiara la fa rifiatare un attimino, l'andatura fino adesso è attorno all'1:19.5, quindi non particolarmente impegnativa, ed ecco adesso che sferra il suo attacco alla favorita. La favorita Felix Dia prova a seguire la scia Filosseno Key, si infila in un varco incredibile Andrea Buzzitta e riesce a infilarsi e quindi si pone all'inseguimento di Felix Dia. All'esterno c'è anche Falcor Font, retta d'arrivo che si avvicina con Felix Dia che ha preso un vantaggio importante nei confronti degli avversari, 15-3 e 15-5 le ultime due rette, mentre sono alle prese per il secondo posto Filosseno Key ed Falcor Font. Vince nettamente Felix Dia nei confronti di Filosseno Key, che resiste per la terza piazza a Falcor Font, abbastanza inatteso. 1:18.9 sul doppio chilometro per la vincitrice Felix Dia, prima vittoria in carriera per questa figlia di Fabulous Wood e La Paz. Gasper Loverde l'allenatore, i colori della scuderia Warriors di Concato Armando, mentre per la piazza Filosseno Key ha tenuto a bada fino in fondo il tentativo di Falcor Font. Vittoria dunque per Felix Dia, numero 16 dello schieramento, 3:11 sul podio, in numeri dunque. Attenzione, 3:11. La giuria si riserva di convalidare l'ordine d'arrivo dopo aver visionato i filmati della corsa. La giuria ha esposto il giallo e si riserva di convalidare l'ordine d'arrivo dopo aver visionato il filmato. Questa è la formula da tradizione. E allora 16, 3:11 sul traguardo, ma attendere la conferma da parte della giuria.